La ripartenza come dire, è un'emozione come la prima volta, potrebbe essere. È un po' difficile perché la gestione, con tutti i dubbi che ci sono sulle richieste delle persone, sul recupero dell'abbonamento, sulla distanza da tenere, sugli accorgimenti da tenere, su faccio la doccia o non faccio la doccia, su mi cambio, vengo già cambiato oppure no. Le palestre ripartono rispettando le regole, tra mascherine, distanziamento sociale, sanificazioni per le quali viene chiesta anche la collaborazione dei tesserati e misurazione della febbre all'ingresso. Noi diciamo che ci siamo un po' riuniti con le palestre aretine e abbiamo deciso tutti insieme di tenere chiuse per adesso le docce, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di contestazione o comunque disagio che possa crearsi. E poi venire già cambiati in palestra con le scarpette, gli diamo una busta e la mettono dentro l'armadietto e poi vanno ad allenarsi. E abbiamo stabilito anche una sorta di orario e di tempistiche per stare ad allenarsi, per permettere in pratica a tutti quanti di allenarsi in palestra. La sanificazione funziona che quando uno tocca un oggetto, un corrimano, un peso, un macchinario, è importante sanificarlo per evitare che magari ci sia una trasmissione del virus. Noi lasciamo sanificare all'utente, ovvero al nostro tesserato, lui ha, diciamo, il dovere, tra virgolette, di farlo. La normativa non dice questo, la normativa obbliga, diciamo, il gestore a sanificare. Però chiediamo il contributo dell'utente, insomma, come è normale. L'affluenza chiaramente è un 20% rispetto a febbraio, dopo c'è un 20% che non viene per timore, un altro 20% non viene perché gli è cambiato la vita, perché con lo smart working, i figli che non possono andare a scuola, diventa tutto difficile. E poi dopo c'è anche quelli che dicono non c'è la doccia, hanno perso le loro comodità e non vengono per questo motivo qua, perché magari è un la palestra è un settore, un contenitore aggregante, socialmente aggregante. E l'epidemia lo disgrega, lo allontana, perciò sono due obiettivi che non vanno d'accordo. Abbiamo fatto le prenotazioni online, ma vedo che non ce n'era bisogno perché per via delle percentuali di cui abbiamo detto prima, le persone non c'è quelle affluenze di prima, insomma, via. C'è un 20% rispetto a prima. Ce la giochiamo, non sappiamo come girerà, se avessi la sfera di cristallo forse farei una previsione, però non sappiamo come funzionerà da qui a domani, forse lo sappiamo, ma da qui a un mese, due mesi, a settembre, che potrebbe essere il nostro clou di affluenza, non abbiamo proprio la più pallida idea, anche perché se dicono che ottobre-novembre potrebbe esserci il rischio di nuove epidemie, mi insegni tu che insomma tutto quanto è molto difficile.